Zatterin, lo Vado. Spazio europeo dell'innovazione. Allora, vi siete mai chiesti perché si parla così tanto di innovazione adesso? In realtà non dovrebbe essere così, perché si è sempre innovato nel mondo e ogni volta che c'è stata un'innovazione, l'innovazione è stata epocale, ha cambiato in modo significativo il corso degli stati e la vita di noi terrestri. Il fuoco, la ruota, il treno, l'auto, l'aereo, il computer, il caffè a capsule. Ogni cosa ha cambiato il nostro modo di vivere. Però siamo onesti, un tempo l'innovazione era magari differente, ma certo non meno rivoluzionaria, non certo con meno impatto sui nostri. Allora mi piace ricordare un aneddoto su Gutenberg che ho sentito raccontare in Vaticano qualche settimana fa e mi ha molto colpito. Nel 1453 a Magonza Gutenberg stampa la prima Bibbia a caratteri mobili e da allora si possono produrre 180 Bibbie in 3 mesi. 3 mesi era il tempo in cui si produceva una sola Bibbia prima. Qual è l'effetto di tutto questo? È che la parola di Dio non è più mediata dalla Chiesa, ma diventa più vicina ai lettori, che all'epoca erano una super elite. Comunque si comincia a discutere e l'effetto è questo. 64 anni dopo, a Wittenberg, Martin Lutero attacca le sue tesi sul portone della cattedrale e da quel momento la religione dalle nostre parti non è più stata la stessa. Il legame in quel caso fra causa e effetto fu molto molto lento, ma comunque non meno dirompente. Il motivo per cui parliamo molto di innovazione oggi è che l'innovazione si manifesta in modo complesso e dinamico. Le sue ricadute su noi terrestri sono straordinariamente rapide, perché cambia il modo di produrre. Le vite mutano più in fretta e più in fretta devono adeguarsi a realtà che sono intrinsecamente molto diverse fra di loro. La parola chiave della quarta rivoluzione industriale è velocità, e con la velocità c'è la complessità. E a differenza delle precedenti rivoluzioni industriali, questo avviene in tempi di una globalizzazione che, non essendo stata gestita bene, ha provocato un doloroso aumento delle diseguaglianze, e le diseguaglianze vanno curate anzitutto con i diritti. La prima volta che questa che noi viviamo adesso è la prima volta in cui un cambiamento tecnologico non ha assicurato alla collettività un generalizzato aumento del benessere, e le ripercussioni possono essere positivi, ma certamente anche micidiali. Ora, credo che non bisogna essere però necessariamente pessimisti, non bisogna esagerare. Dobbiamo credere che ci salverà il nostro talento, la nostra capacità di adattamento, il buon senso e la consapevolezza, naturalmente, se lo vorremo. È per questo che non abbiamo scelta se non abbordare il treno velocissimo dell'innovazione e della conoscenza. Noi italiani, e come dicevamo prima, noi europei, dobbiamo farlo. Guardate questa mappa. Questa è la mappa del livello di innovazione in Europa. Innovano poco gli arancioni, innovano mediamente i gialli, innovano abbastanza i verdi e innovano molto 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 i blu. Bene, questa è una delle poche occasioni in cui sono disperato dal vedere l'Italia giallo-rossa, perché questo indica le nostre difficoltà, ma noi non dobbiamo farci prendere dallo scoramento da questo, perché l'Italia è un paese ricco di contraddizioni. Perché se la Commissione europea sostiene che da noi la diffusione delle tecnologie digitali è in crescita, rimane però nettamente sotto la media europea, noi cadiamo sulla materia prima dei terrestri, perché il World Economic Forum ha appena detto che i nostri distretti sono fra i primi del mondo e contemporaneamente la capacità dei nostri ricercatori è fra i primi del mondo, però siamo 104esimi al mondo per la capacità di formazione dei nostri ricercatori. Cioè, noi siamo primi nell'offerta e ultimi nel produrre l'offerta. Questo si vede certamente alla quantità e alla qualità del nostro sistema aziende, del nostro sistema imprese, dei famosi 20% di eroi di cui parla spesso il presidente Boccia. Noi siamo il paese delle eccellenze, ma il paese che non decolla come potrebbe. Vi faccio vedere dei numeri. Gli investimenti italiani in ricerca sono l'1,34% del PIL, dato 2017, ed erano 1,29% del PIL nel 2015. Siamo in lieve aumento, tuttavia siamo 12esimi in Europa quanto a investimenti nel PIL.
Il 58% degli investimenti sono privati, ma ancora i privati riescono a investire 7 punti sotto la media dell'Unione Europea. Tutto questo si svolge in uno scenario internazionale, perché in uno scenario internazionale in cui sempre il World Economic Forum dice che c'è una capacità inadeguata di seguire la rivoluzione industriale internazionale, noi vediamo che i brevetti in Cina nel 2016 sono stati 1,3 milioni, negli Stati Uniti 600.000, in Germania 67.000. Questa è la potenza di fuoco. Il miglior paese europeo è lontano miglia e miglia dalla Cina. Guardate i supercomputer, il 30% in Asia, il 29% negli Stati Uniti, il 19% nell'Unione Europea. Questo è il divario che noi dobbiamo colmare. E allora la differenza sale all'occhio. Qual è la risposta? L'Unione Europea ci sta mettendo un sacco di soldi in tutto questo e Bruxelles ha proposto un piano da 100 miliardi per la scienza e l'innovazione. È un investimento ancora senza precedenti che gli Stati europei devono riuscire a condividere con le loro imprese in modo costruttivo. Questo piano ha tre obiettivi principali che sono tutti aperti: scienza aperta, innovazione aperta, scienze, sfide globali aperte, e tutte le imprese devono prendere esempio di questo e fare la stessa cosa in casa propria. 41 secondi. La ricetta, quattro cose. Investire prepotentemente sulla ricerca. Se raggiungessimo l'obiettivo che l'UE si è data per il 2000, per il 2020 avremo 3,7 milioni in più di posti di lavoro, quasi quattro volte quanto propone Berlusconi, e potremo aumentare il PIL di 795 miliardi. Dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli all'innovazione a partire dai brevetti, dobbiamo rivoluzionare il modo in cui il settore pubblico e quello privato collaborano fra loro, segnatamente realizzando partenariati per l'innovazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e regionali e le imprese. Per ultima cosa, bisogna fare squadra. La risposta è essere aperti e aperti alla collaborazione. Chiudo dicendo una cosa. Due settimane fa è venuto Piacentini alla stampa e ha detto che innovare vuol dire che non bisogna mai arrendersi a chi dice che non si può fare. Voi avrete delle idee e cercheranno di spiegarvi che non è vero che l'impossibile rimane impossibile finché non è stato fatto. Invece l'impossibile è possibile con l'innovazione. Vi diranno che non si può fare e voi direte una cosa molto chiara: si può fare. Grazie. E allora rimanga con noi, perché con questa straordinaria immagine del dottor Frankenstein di Mel Brooks, che il famoso si può fare, ci hai dato, come dire, la rotta, la mappa da seguire. Ti chiederei allora di rimettere quella interessantissima grafica sull'Europa, che mostrava, che vorrei ripartire da lì perché quel dato è molto, molto interessante. Lo facciamo con Giulia Giuffrè, che è una imprenditrice siciliana della socia Irritec. Buongiorno e benvenuta. Si occupa di agricoltura e quindi ci parlerà dell'innovazione nel suo, dovrebbe essere lì, nel suo settore. Andrea Principe, che è il rettore della Luis Guido Carli, una delle nostre grandi eccellenze italiane. Buongiorno e benvenuto, Principe, qua. Walter Ricciotti, amministratore delegato di Q Group, buongiorno e benvenuto. E la dottoressa Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber. Eccoci qua, ci siamo tutti. Grazie. Allora, direi, Principe, è giusto partire da lei. Mi ero preparato un copione con due cose. Una è una sorta di risposta a Savona, ma magari la possiamo fare dopo, quando dice che magari le nostre università dovrebbero... Anzi, facciamola subito, fuori sa, così ci togliamo il dente, no? Via il dente. In realtà abbiamo diversi corsi di econometria, ma oltre a questi anche nelle università come la nostra, che è esclusivamente scienze sociali, anche corsi di algoritmi, di coding, quindi la dimensione così tecnico-quantitativa è diffusa e trasversale, e sempre di più innerva diversi corsi di laurea, quindi non c'è carenza, anzi c'è anche una buona scuola di econometria a livello italiano, su questo non ci sono dati a supporto di quello che sto dicendo. Mi sembra quindi giusto, insomma, visto che Savona lo ha evocato e vi ha citato, è giusto che lei ce lo spieghi. Però prima di cercare di avere la sua visione su che cos'è oggi il tema dell'innovazione, come deve essere impostato, da un punto, che non è soltanto un problema tecnologico ma gestionale, quindi di quanto l'innovazione deve essere non una fiammata, diciamolo così, non una grande cosa, una grande idea che ti viene lì, però la devi poi coltivare e soprattutto gestire e governare, e poi abbiamo l'esempio delle aziende. Ma prima di questo vorrei una sua riflessione. La fonte, come ricordava Zatterin prima, è la Commissione Europea.
ed è molto interessante, effettivamente ci fa capire anche molte cose, forse, dei movimenti politici in Europa. Cioè forse molti dei nostri governanti, questa qui non la conoscono questa cartina, perché se la conoscessero forse avrebbero un approccio diverso, no? Perché se andiamo a vedere anche i paesi di cui spesso parliamo, no? Beh, l'Inghilterra è un caso straordinario a parte, i paesi del nord, d'accordo, ma anche tutto il resto d'Europa ci dà un quadro, anche della Spagna, completamente anomalo, no? In verità questa è una cartina geopolitica, non so, che ci racconta di come l'innovazione sia diffusa. Che effetto le fa avere, vedere questi dati? Guarda, a me non sorprende perché riflette effettivamente lo sforzo innovativo che fanno i diversi paesi nazionali in termini di investimenti in ricerca e sviluppo. Ci sono però due caveat fondamentali che è opportuno sottolineare. Uno, sono dati aggregati e quindi a volte non riflettono effettivamente lo sforzo anche micro di alcune imprese italiane che sono vere e proprie eccellenze a livello internazionale. Due, ovviamente si basano su indicatori quantitativi che in questo caso, se non vado errato, sono esclusivamente i brevetti. E brevetti non riflettono tutta la capacità innovativa delle imprese, soprattutto, guarda caso, nei settori industriali in cui l'Italia eccelle. Quindi c'è una questione anche di indicatori che riflettono più o meno una determinata capacità innovativa. Ciò detto, resta la percentuale, o meglio lo sforzo innovativo in termini di investimenti in ricerca e sviluppo dell'Italia, che è sicuramente troppo inferiore rispetto agli altri paesi nazionali. Questo è fondamentale, questo va tenuto presente per tutte le politiche industriali che si spera saranno implementate e progettate prima. Torno subito da lei, me lo fa Zatrino un commentino su questi colori della nostra Italia, no? Che cosa le ricorda? No, la mappa dell'innovazione è molto simile alla mappa del voto del 4 marzo al netto del Lazio, perché quella, cioè, è la mappa dell'Italia preunitaria praticamente, nel senso hai il regno delle due Sicilie al netto del Vaticano. Adoro la sua sapidità e il modo come dice. E quella è la mappa prioritaria, sì, che è quasi la mappa del voto. Quindi 5 Stelle al sud. 5 Stelle al sud e Lega al nord, sempre al netto del Lazio, che ha un risultato migliore, ma per motivi non direttamente inerenti al Lazio, ma è la capitale, c'è cioè l'impresa. Cioè. Ciò non vuol dire che i 5 Stelle sono per l'innovazione zero, cioè sarebbe una semplificazione. No, lo dico io, sarebbe una semplificazione giornalistica, ogni volgare, riferimento sbagliare. A persone realmente, certo, esistenti è puramente casuale. È puramente fattuale, come direbbe Crozza. D'accordo, quindi questo ci dà ancora di più un altro quadro. Qual è la sua idea di innovazione, no? Cioè che suggerimento, visto che voi formate la classe dirigente, anzitutto quali sono le figure che sono più richieste oggi? Le figure più richieste sono figure professionali che hanno un'ampia capacità di vedere il mondo in maniera unitaria ma diversa, sono figure professionali che riescono a reinventarsi in maniera sistematica, perché la velocità con la quale cambiano i contesti competitivi, non solo quelli di alta tecnologia, ma anche quelli tradizionali, inclusa l'agricoltura ad esempio, richiede un apprendimento istantaneo e quindi questa capacità di sapersi reinventare diventa fondamentale. Con un caveat però, non si deve assolutamente pensare che questo apprendimento istantaneo richiede una preparazione di base limitata, anzi, la preparazione di base solida e multidisciplinare è strumentale per apprendere velocemente, per reinventarsi velocemente, per creare nuove postazioni di lavoro, per reinventarsi il proprio lavoro. Questa velocità che lei ci ha raccontato e quindi diciamo la necessità di aggiornare i propri insegnamenti, i propri corsi di laurea, così come fanno le aziende, no? Quando devono programmare o riprogrammare. Secondo me su una cosa ha ragione Savona, quando Savona, così leghiamo le due cose, quando il ministro ha detto ogni 3 mesi, questo è interessante, noi dovremmo fare un check del lavoro che stiamo facendo, lo dico con grande serietà, è un punto politico, come dire, da tutta la sua relazione, questo ho trovato forse la cosa più interessante, l'aveva già detta, però oggi ha ancora più peso. Ogni 3 mesi noi dobbiamo essere pronti a fare una verifica di quello che stiamo facendo, perché lo scenario intorno a noi potrebbe cambiare. Ecco, su questo immagino che per la formazione sia ancora, vada in parallelo, no? Il tasso di obsolescenza delle discipline, soprattutto quelle tecniche, è altissimo. Quindi il focus che le università cominciano ad adottare, in particolare anche noi come lui, è quello di lavorare sul metodo, sugli approcci, quindi come dicevo poco fa, approccio multidisciplinare, cerchiamo di formare quello che noi con uno simbolo definiamo generalisti specializzati, cioè qualcuno che ha
una conoscenza verticale di un'area disciplinare, ma nello stesso tempo riesce a conversare con altri latori di altre competenze. Quindi, base solida multidisciplinare, alfabetizzazione digitale, non si può non avere una dimestichezza non soltanto di user, di utilizzatore delle tecnologie, ma deve essere una capacità di interagire attivamente con la tecnologia che è sempre più smart, sempre più intelligente. Questo di nuovo innerva tutte le professioni, tant'è che noi parliamo di professioni aumentate. Terzo aspetto fondamentale, i giovani e quindi devono necessariamente dotarsi, equipaggiarsi di un approccio, di quelle skill che qualcuno chiama soft skill, delle competenze morbide. A me piace più chiamarle competenze umane, che non sono al momento assolutamente replicabili dalle macchine, che hanno a che fare con la capacità di saper lavorare in gruppo, in contesti, attenzione, sempre più interculturali. La capacità di saper interagire con l'altro, di un'altra cultura, di un altro, con un altro background, è fondamentale. E nello stesso tempo, è in proiezione, capacità di saper interagire anche con macchine intelligenti. E quindi torno all'alfabetizzazione digitale. Se dovesse, è la domanda che io ho fatto in questi giorni a molti imprenditori, e ora sentiamo la giovane imprenditrice siciliana, ma a cui si può chiedere come immagina la sua azienda tra 10 anni. Lei, che corsi nuovi può immaginare, che discipline nuove può immaginare da qui ai prossimi anni? Ma io penso che posta la solida base disciplinare, multidisciplinare, solida, fondamentale. Non sono d'accordo con alcuni colleghi di università, quindi rettori, vice chancellor di università inglesi, sì, che hanno cominciato a comprimere ulteriormente la laurea triennale a 2 anni. È un'assurdità, è una pazzia. Perché torno a quello che dicevo poco fa, l'apprendimento istantaneo richiede una base profonda, importante, per sapersi reinventare. Quello che è importante però, innervare tutte le discipline con la capacità di saper interagire con le macchine. Quindi, per dire, noi in LUISA abbiamo lanciato una laurea in Management and Computer Science, quindi che combina virtuosamente la dimensione delle scienze sociali, del management in particolare, con quella delle computer science e data science. Quindi intersezione disciplinare è la parola d'ordine per i nuovi programmi di insegnamento. E allora, grazie, credo sia interessante a questo punto sentire Giulia Giuffré, che ha una importante azienda in Sicilia e si occupa di agricoltura, e quindi può essere interessante entrare un po' nel merito, visto che questa cartina... Sì, noi siamo un pallino blu, la Sicilia, ecco. Quindi bisogna aggiornare, dici, la carta. Ecco, per quanto riguarda l'innovazione, il suo settore, no, che vive di questo in un mercato assolutamente, assolutamente competitivo, pensiamo anche al ruolo che nel settore dell'agricoltura hanno avuto e hanno gli israeliani, no? Sì, noi facciamo irrigazione efficiente. Ovviamente rivolta all'agricoltura. L'innovazione per noi è fondamentale, anche gli incentivi che abbiamo avuto ovviamente ci hanno aiutato. Abbiamo, dal 2017 al 2018 abbiamo aumentato l'innovazione dell'80%. Ed è stato fondamentale per mantenere il nostro vantaggio competitivo. Noi abbiamo dei brevetti non soltanto sui prodotti, ma anche sui processi di produzione. Una linea di produzione adesso è molto più efficiente e ci consente di avere maggiore capacità produttiva e anche un risparmio energetico, con evidenti risvolti positivi anche in bilancio. Riagganciandomi a quello che ha colpito di più, qual è la figura, ad esempio, che a voi serve di più in azienda? Esatto. Com'era il generalista specializzato? Esatto, esattamente, perché ci serve una figura globale. Noi ormai anche gli operai abbiamo bisogno che parlino inglese, perché avendo anche le filiali all'estero, se dobbiamo insegnare all'operaio americano come lavorare la macchina, necessariamente avendo il know-how specialistico in Sicilia, occorre che l'operaio siciliano parli almeno inglese o spagnolo, ecco, avendo le filiali anche in Sud America. E quindi le lingue, una competenza manageriale anche quasi, un po' imprenditore di se stesso, capacità di interdisciplinare e di evolversi, però appunto avendo automatizzato tanto le macchine è normale che la figura manuale un po' venga ridotta a scapito di quelle un po' più specialistiche, quindi occorre sempre essere specializzati nel proprio ruolo.
Però penso che questo sia soltanto un qualcosa che andrà meglio, a migliorare il mondo. Significa che il mondo deve pensare anche a network tra aziende, quindi insegnare a come collaborare con le aziende in un'ottica di sostenibilità e di bene comune. Io penso che già adesso le scuole, ma non soltanto l'università, ma dalle elementari dovrebbero pensare al 5.0. Perché ormai il 4.0 siamo indietro. Qual è l'innovazione, se ce ne vuole dire e raccontare una, che avete fatto di recente e di cui ne va fiera, giusto per concretizzare? Ci sono tante innovazioni di prodotto, però forse non abbiamo i tempi, quindi vado su un'innovazione su un modello di business, perché si collega a un tema che è molto attuale adesso, ed è il recupero della materia plastica. Perché ne abbiamo parlato infatti anche ieri, quindi grazie per averlo reintrodotto. Perché noi ci siamo, ovviamente facciamo l'impianto di irrigazione a goccia, l'impianto in assoluto più efficiente, evita che evapori l'acqua e possiamo utilizzare meno energia e meno sostanze chimiche, quindi è in assoluto quello più sostenibile. Però c'è un problema, che viene ovviamente utilizzato, oltre raccordi, filtri, vengono utilizzati anche dei prodotti usa e getta, quindi la materia plastica, un tubicino col gocciatore dentro, che ovviamente a fine stagione l'agricoltore dovrebbe, secondo normativa, dover recuperare... Secondo normativa europea? Sì, esatto, dovrebbe recuperare in modo corretto, quindi con il raccoglitore. Purtroppo non sempre lo fanno, e noi abbiamo avviato non solo in Italia, ma anche in Messico, in Spagna, lo stiamo avviando anche noi, dove tra l'altro non ci sono sempre normative, per cui non sappiamo dove vada a finire questo materiale, un programma che aiuta l'agricoltore a mettersi in contatto con il raccoglitore, e noi gli diamo un bonus per il riacquisto successivo del prodotto, e gli diamo anche un certificato di irrigazione sostenibile. Allora, arrivo subito agli altri ospiti, così completiamo il primo giro. Ci sono notizie da palazzo? Mai rilassarsi lì? No, non ci sono ancora notizie da palazzo, non si sono ancora riuniti, anche mancano, se stanno arrivando. Creiamo un po' di suspense, manca poco, grandi film. Mancherebbe mezz'oretta. Bravissimo, manca mezz'ora, Consiglio dei Ministri. Dillo anche con tono più enfatico. Manca ben mezz'ora al Consiglio dei Ministri, va meglio? Sì, bellissimo, stanno preparando, Savona sta atterrando, no? Guarda, non vedo tappeti rossi fuori, c'ho però da Palazzo Chigi. No, vabbè, noi descriviamo. Allora, torniamo qui. E dottoressa, se dovessimo sostituire questa cartina che Zatterin ci ha portato e che ci mostra, ci mappa il tema dell'innovazione. Bene, se dovessimo sostituirla con una che invece riguarda il tema del suo settore, cioè tutta la questione della banda larga, tutta la questione delle cose fondamentali, delle infrastrutture strategiche di cui lei si occupa, quella cartina, come parlerebbe questa cartina? Che colori avrebbe? Scusi, non era, mi piace il fuori sacco a me. Sì, perché sì. Era... Ma dunque, sulla base delle rilevazioni che sono state fatte nel corso del 2017, quella cartina sarebbe molto bianca con alcune aree nere. E è così che viene mappata, no? La copertura, sì, delle aree dove è disponibile la rete ultra broadband e dove le aziende e i cittadini possono utilizzare o accedere alla connettività ad alta velocità, quella superiore ai 30 mega. L'Italia si una situazione, direi, difficile, anche se in forte recupero. Noi siamo al 27° posto in Europa in termini di disponibilità di infrastrutture ultra broadband. 27°? Sì, siamo prima della Grecia e di Cipro. Beh, quindi, considerando insomma, quanti siamo in Europa, non è, no? No, poteva andare peggio. Abbiamo spazi di miglioramento. Diciamo. Margini. Ampi spazi di miglioramento, sì, e di fatto alcuni spazi di miglioramento li abbiamo recuperati, no? Nel corso del 2017, grazie anche ai programmi di investimento e alla competizione che si è sviluppata sul mercato delle infrastrutture di rete di telecomunicazione. È un po' come mi diceva la mia insegnante di greco al ginnasio, no? Quando uno parte basso, insomma, poi le aspettative, ogni punto in più diventa una cosa straordinaria. Però come sempre l'Italia ha delle eccellenze, no? Perché Milano è la città più cablata d'Europa, è una città interamente dotata di un'infrastruttura in fibra, realizzata appunto da Open Fiber, così come 59 sono ormai le città che possono navigare utilizzando un'infrastruttura totalmente in fibra fino a casa del cliente o fino all'azienda. Certo, c'è molto da lavorare e molto da recuperare. Quanto ci costa questo ritardo in termini proprio economici?
Diciamo, questo sicuramente è un calcolo difficile da elaborare. Noi sappiamo, sono stati fatti studi sul tema, che ogni 10 punti percentuali di penetrazione della banda larga si potrebbe ipotizzare un incremento del PIL di un punto percentuale e mezzo, quindi abbiamo sicuramente uno spazio di miglioramento importante. In Italia non c'è solo un problema di non disponibilità delle infrastrutture innovative, quelle che ci consentono di essere connesse alla stessa velocità delle aziende e dei cittadini europei, ma c'è anche un tema importante di adozione, quindi non solo non abbiamo l'infrastruttura, dove c'è non sempre siamo in grado di utilizzarla nelle modalità e con tutti i servizi che potremmo sviluppare sopra la connettività, per cui c'è un tema importante di infrastrutture, ma c'è anche un tema importante di cultura all'innovazione, cultura digitale, sul quale dobbiamo lavorare anche attraverso la realizzazione e lo sviluppo di competenze, che poi sono quelle che ci servono per mettere a fattor comune, diciamo, queste infrastrutture che piano piano stiamo realizzando. Ci diamo subito a Ricciotti, per prima Zatterin, nel famoso contratto di governo questi temi emergono poi, io la vedo, emergono, no? Lì c'è il contratto scritto e il contratto orale. Io ho sentito parlare tanto di rete unica e rete pubblica in Italia e ogni volta che si parla di rete pubblica e rete unica in Italia salta fuori Open Fiber. E questa è una cosa sulla quale potresti stimolare la signora. Grazie. Grazie per la domanda. Che passaggio di grazie palla. Grazie per la domanda. Io credo. Ma non dica così, lei un giornalista, lei dice grazie per la domanda. No, non va bene. No, io eh? Non voglio essere mai ringraziato. Ah, no, allora cioè, non ha fatto vi una domanda terribile, cattiva. No, scherzo. No, no, è una domanda assolutamente legittima. Certo. Credo che quello che ci interessa e che interessa al paese, che interessa credo a tutti coloro che sono qui, è dotarsi o avere un paese dotato di un'infrastruttura in linea con quelle che sono le situazioni e le realtà europee per essere competitivi con le aziende con le quali poi ci troviamo a competere. Che questo avvenga con una rete unica o con una federazione di reti, credo che sia un tema più diciamo di policy maker che di azienda piuttosto che di economia. Sicuro dobbiamo accelerare e quindi la competizione, io ho sempre studiato, diciamo così, sicuramente nella mia passato universitario, che la competizione sviluppa, diciamo così, e accelera l'innovazione e quindi di conseguenza credo che se abbiamo recuperato in quest'anno 10 punti percentuali è perché sul mercato italiano per la prima volta, e questa è una peculiarità del mercato italiano perché siamo l'unico paese in Italia, in Europa, chiedo scusa, che ha un infrastruttura di telecomunicazioni, si è affiancato un nuovo player. Quindi credo che quello che sia importante sia realizzare, mettere a terra un piano di investimenti che Open Fiber ha di 6,5 miliardi di euro da qui al 2023 per dotare il paese di questa infrastruttura di cui ha bisogno. Ricciotti, allora veniamo a lei, veniamo a concretizzare il nostro discorso dall'esperienza dell'università a quello che fanno le imprese. E voi avete lanciato un fondo Industria 4.0 che investe appunto nelle aziende che vogliono aumentare la loro profittabilità attraverso l'adozione di queste tecnologie. E a che punto siete? Come sta andando? Ma sta andando molto, molto bene, perché vediamo che c'è un interesse fortissimo da parte di chi vuole investire nelle aziende attraverso di noi e da parte delle aziende che ricercano dei soci di equity. Perché mi faccia commentare, poi vengo alla sua domanda, certo. Ma mi faccia farò un commento anche a me su questa cartina. Uno degli aspetti, secondo noi, fondamentali affinché tra alcuni anni, non so quanti, questa piantina porti anche l'Italia a essere non solo gialla e rossa, ma più verde, più blu, più scura, è anche la necessità di fare affluire maggiori fondi, maggiore equity nelle aziende italiane, soprattutto nelle piccole e medie imprese che ne hanno bisogno, nelle aziende di venture capital, e noi questo lo facciamo tutti i giorni, cerchiamo di farlo anche, non è sempre facile attirare i capitali, convincere il mondo istituzionale, convincere le casse previdenziali, le banche, le assicurazioni, i family office, gli investitori italiani e anche esteri, cosa non facilissima di questi tempi, a investire e portare maggiore equity
nelle aziende italiane, nelle eccellenze italiane. Di questo c'è bisogno del debito bancario, ma c'è tantissimo bisogno di equity per finanziare l'innovazione. Questo è un aspetto fondamentale. Il fondo che abbiamo lanciato da 300 milioni nasce da alcune semplici considerazioni. Mi permetta solo di citare tre numeri tra tanti che si potrebbero citare. Dal 2008 in poi le aziende italiane hanno diminuito mediamente del 3% i loro investimenti. Sappiamo bene che le medie dicono tutto, a volte dicono niente, però è un dato importante, soprattutto se lo si raffronta alle aziende tedesche che nello stesso periodo hanno aumentato lo 0,9% all'anno gli investimenti, e le aziende americane più dell'1%. Secondo aspetto, ad oggi studi più recenti dicono che solo il 12% delle piccole e medie aziende italiane, escludo le grandi che hanno numeri leggermente migliori ma non molto migliori, soltanto il 12% delle piccole e medie imprese italiane hanno cominciato ad adottare tecnologie 4.0 che sono veramente disruptive, cioè negli ultimi anni sono emerse delle tecnologie veramente da quarta rivoluzione industriale, ad oggi sono ancora pochissimo adottate dalle aziende. Il terzo numero, che secondo me è quello più importante, una statistica che ho letto un paio di giorni fa, in un'intervista a un campione di aziende, solo un terzo delle aziende italiane dichiara di avere le competenze umane in azienda adatte a cogliere queste trasformazioni. Un terzo? Solo un terzo ad oggi. Quindi secondo noi l'investimento attraverso un fondo che investe in Industria 4.0 è un investimento anche molto organizzativo, investire nelle risorse umane che sappiano cogliere questi cambiamenti, perché fare Industria 4.0 non è come andare al supermercato, cioè compro tre stampanti 3D, metto due robot automatizzati, metto un po' di realtà aumentata e sono diventato un'azienda 4.0. È un processo di cambiamento organizzativo, prima ancora che tecnologico. E quindi noi investiamo per aiutare le aziende, aiutare gli imprenditori, un processo evolutivo che è fondamentale per migliorare il trend sintetizzato in questa slide. Concretizziamolo con una: qual è il progetto più, voglio dire, più interessante, cioè quello più curioso sul quale state lavorando? Quello, se ce lo può dire, se non sveliamo segreti. Stiamo lavorando su talmente tante la cosa interessante è che si può fare in tanti settori differenti. Si può fare nei settori più maturi. Per esempio nel settore tessile c'è tantissima innovazione sulla tecnologia che si può mettere all'interno dei tessuti, per esempio, e tracciare la loro evoluzione. Si può mettere tecnologia cambiando i processi produttivi nei settori maturi. Sono curioso, nei tessuti in che modo? Mi incuriosisce molto questa cosa, perché in che modo I tessuti sempre più che poi all'interno vengono messi all'interno dei nostri giubbini e quant'altro, sì, possono diventare, hanno dei sensori, possono avere dei sensori, possono misurare le nostre pulsazioni, le nostre reazioni. C'è molta tecnologia da fare che si incrocia molto bene al Made in Italy. Ci sono incrociare tecnologie con Made in Italy, mi fa piacere che il rettore sottoscrive a pieno, incrociare nuove tecnologie, settori maturi, tradizionali e le eccellenze del Made in Italy è una combinazione dirompente di successo. Zatterini, da questo primo giro la riflessione che mi viene è che sostanzialmente, indipendentemente dalla politica, che dovrebbe essere, come dire, un organizzatore, un decisore, comunque che, come dire, dà le grandi linee, poi, come diceva Giorgio Gaberi, il mondo a fretta continua a cambiare, chi vuole stare a galla si deve adeguare. Ed effettivamente è quello che loro fanno ogni giorno, no? Anche le imprese, il mondo dell'università, cioè alle volte proprio indipendentemente da quello di cui poi daremo conto, credo, nella giornata di oggi che accadrà a Roma, è un mondo completamente, sembrano due mondi opposti, no? Cioè, da una parte c'è qui comunque tutte le mattine, vai, combatte, si innova, pensa, e poi c'è la politica che invece sembra in un altro scenario. Ogni giorno, ogni santo giorno, noi scopriamo una storia di talento eccezionale in Italia. Ogni giorno salta fuori un piccolo imprenditore, una start-up, un grande imprenditore che ha un'idea meravigliosa.
E questo perché questo è un paese di talenti eccezionali, di gente che ha imparato a fare da sé e che continuerà a fare da sé. E dall'altra parte c'è un sistema politico che vuole solo il consenso, che non gli interessa la storia del piccolo imprenditore perché lui in qualche modo farà da sé. Questo è il dramma dell'Italia, perché quelli che... Ci sono quelli che fanno da sé e quelli che guardano quelli che fanno da sé, e purtroppo la politica parla più ai secondi che agli altri. Sono due mondi opposti. Rettore, prima di chiudere però e fare un ultimo brevissimo giro, Zattanini, se mi aiuti, c'era quel dato, non sono riuscito ad appuntarlo, lo facciamo rivedere sui brevetti. Lo trovo molto interessante, quindi coinvolgere sia l'industria sia l'università e la ricerca, no? Perché questo dato che ci ha portato Zattanini, in realtà, no, aiutami, ci dice tutto. Cioè, è un'altra mappa, è un'altra cartina geografica che stiamo ridisegnando, cioè stiamo rivedendo il mondo e l'Europa con altri occhi attraverso questi numeri. Che cosa ci dice? Beh, in particolare appunto i numeri di Cina, Stati Uniti e della Germania, beh, ci spiegano, come dire, anche la cosiddetta egemonia tedesca, no, di cui tanto si parla. Vai, prego. Sì. È il dato italiano perché non l'ho trovato, nel senso la classifica che ho trovato dava i primi 10 e l'ultimo dei primi 10 ha 28.000 brevetti, e sotto i 28.000 brevetti sono tutti gli altri europei, cioè nella classifica, ecco, che arriva fino a 28 ci sono anche gli altri europei, quindi hai la Germania che è la punta di diamante e gli altri europei che inseguono e sono lontanissimi. No, questo lo trovo assolutamente interessante, fare un giro rapidissimo su questo. Provo a leggere qualcosa in più rispetto alla tabella che ci viene, ai dati che ci vengono mostrati, perché se l'avessimo presentata e illustrata 10 anni fa, la Cina non sarebbe esistita. C'è una dinamica, diciamo così, geopolitica che poi si trasferisce anche sull'innovazione pesantissima. 10 anni fa sicuramente avremmo avuto il Giappone, quindi certo. Stati Uniti, Giappone e Europa, era la famosa triade tecnologica. Sì. Negli ultimi anni appunto Cina ha sorpassato, ha superato tutti, anche perché poi si è posizionata in quei settori industriali che le hanno permesso appunto di diventare prima la fucina del mondo, e poi successivamente anche, se vogliamo, anche a declinare il settore industriale un po' più fini. E quindi... Vediamo dopo il punto di vista delle aziende, ma che cosa ci dice questo dato? Che dobbiamo investire di più nelle nostre aziende. Visto che parla con le aziende, perché secondo lei addirittura appunto del dato italiano non si riesce bene a trovare, a capire? Che spiegazione se ne dà? Secondo me è il dato che ho citato prima, che solo un terzo delle aziende sentono di avere internamente le competenze per saper cogliere le trasformazioni, quindi secondo me è un aspetto organizzativo prima ancora che tecnologico. Secondo voi l'indice di crescita di un paese passa anche attraverso questi dati, cioè il valore ovviamente economico del brevetto, no? Il valore che ha per l'azienda ma per il paese stesso, ci dà un termometro di come siamo messi? Oppure è uno... e quanto incide, Principe, secondo lei? Difficile definire una percentuale, sicuramente incide pesantemente, però richiede anche, un altro aspetto fondamentale, l'innovazione richiede coraggio. Coraggio di cambiare il proprio business model, coraggio di investire pesantemente nella propria forza lavoro. Se posso chiudere con una citazione che dicono essere attribuita a Mark Twain, il quale sosteneva che non è ciò che sai che ti mette nei guai, ma ciò di cui sei sicuro che non è come credi. Quindi questo denota, sottolinea il fatto che è necessario avere coraggio per modificare il proprio modo di fare e di essere. Giuffre. Questo significa che sicuramente innoviamo meno, ma mi domando, la Cina fa tutti questi brevetti, però sono i primi a copiare i brevetti europei e non hanno paura di nessuna sanzione perché loro sono protetti, mentre noi no. Noi spesso non facciamo brevetti quando possiamo evitarlo, anche per paura di essere copiati. Secondo me forse anche mettere qualche sanzione di protezione in più potrebbe aiutare. Poi non conosco bene i numeri, non so neanche quali siano i numeri dell'Italia, ma sicuramente innovare può soltanto, almeno per la nostra esperienza, ci ha tenuto a galla finora.
Dottoressa Ripa, così con lei chiudiamo il giro. Ma sicuramente questa rappresentazione secondo me sottovaluta. Se l'aspettava? No. Nel senso, non mi aspettavo che l'Italia non fosse fra i primi 10, però credo che i brevetti siano una parte dell'innovazione. C'è tanta innovazione anche nella innovazione, sì, dei modelli di business, che sono altrettanto importanti e forse per noi determinanti per portare innovatività e recupero di produttività. E su questo, almeno nel tema, nel mondo delle telecomunicazioni, l'Italia ha sempre insegnato qualcosa al resto del mondo, cioè come si i modelli di business e come si innova invece anche l'utilizzo di brevetti in termini pratici. Su questo, di nuovo, l'esperienza di Open Fiber può essere un riferimento per l'Europa. Noi, certo, stiamo indicando una modalità con la quale il rinnovo tecnologico può avvenire nei paesi dove gli incumbent, cioè gli operatori dominanti, hanno sicuramente un ritardo da colmare. E allora, come si diceva, tutte le buone massime ci sono già, ora resta solo da applicarle, diceva il filosofo. Grazie agli ospiti, cambio di tavola, grazie anche per...